Max e Cocco presentano Buongiorno a tutti, quest'oggi andremo a preparare i muffin con le gocce di cioccolato. I muffin sono queste tortine dolci che si prestano molto bene per la prima colazione. Andiamo a vedere i nostri ingredienti. Per la preparazione dei nostri muffin utilizzeremo 250 g di farina frumento tipo 1, 130 g di latte intero alta qualità, 2 uova, 125 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 125 g di burro a temperatura ambiente, 100 g di cioccolato misto, su questo vi potete sbizzarrire a utilizzare il cioccolato che più preferite, e mezzo cucchiaino di bicarbonato. Partiamo con la preparazione. Inseriamo nella nostra planetaria le uova e lo zucchero, mandiamo la planetaria alla velocità massima e faremo sì che le uova montino. A questo punto iniziamo a schiacciare con una forchetta il burro che è a temperatura ambiente, questo per facilitare dopodiché l'inserimento all'interno della planetaria e far sì che venga lavorato nel migliore dei modi. Solitamente faccio lavorare dai 3 ai 5 minuti le uova con lo zucchero e dopodiché faccio lavorare altri 3-5 minuti il burro. Il tutto fino a quando il composto non sarà omogeneo. La velocità della planetaria sarà sempre verso il massimo. A questo punto inseriamo nella farina il lievito e il pizzico di bicarbonato, dopodiché setacceremo la farina. La setacciamo perché? Per far sì che la farina sia più vaporosa e quindi venga un composto soffice. A questo punto riduciamo la velocità al minimo della planetaria ed inseriamo poco per volta la farina. Facciamo lavorare il nostro composto sempre dai 3 ai 5 minuti. Fermeremo la planetaria quando vedremo che il composto è ben omogeneo. A questo punto andremo ad inserire il latte, abbiamo scelto un latte alta qualità, a temperatura ambiente, e lo inseriremo molto lentamente, quindi a filo, piano piano. Anche qui faremo lavorare sempre intorno ai 3 minuti e comunque sia sempre il composto dovrà essere sempre ben omogeneo prima di passare all'operazione successiva. Eccoci qua, adesso abbiamo fermato la planetaria, apriamo il coperchio e inseriamo le gocce di cioccolato. Con una paletta in gomma ci aiutiamo a mescolare il composto. Come vedete, adesso rallento un attimo il video così potete vedere l'omogeneità del composto. Ora, o con una sac à poche o con semplicemente un cucchiaio e un cucchiaino, andremo a riempire le nostre formine. In questo caso noi abbiamo scelto delle formine in alluminio riutilizzabili, però si possono utilizzare benissimo delle formine di carta usa e getta o altro, quello che preferite. Ovviamente non abbiamo inserito tutto il cioccolato perché useremo una parte per la guarnizione. A questo punto preriscaldiamo il forno a circa 180 gradi e metteremo i nostri muffin nel piano mediano e li cuoceremo per circa 20 minuti. Questo e il risultato finale. Buona colazione a tutti. Vi ringraziamo per l'attenzione. Se vi è piaciuto il video, cliccate su mi piace. Se vi piace il canale, iscrivetevi, ci sono tante e altre ricette. E se volete darci dei consigli o dei suggerimenti, li proveremo nel prossimo video. Grazie a tutti e buona giornata da Max e Cocco.